Allora, comincio a dare il benvenuto ai presenti che vedo incrementare in numero rapidamente a questo seminario che abbiamo deciso di dedicare all'utilizzo dell'energia solare sulla Terra. E avrete visto nel titolo un sottotitolo molto particolare che è Dall'età solare empirica all'età solare moderna. Sottotitolo di fronte al quale lo dico con modestia, mi sono trovata spiazzata perché non ho mai sentito parlare di età solare empirica, età solare moderna. E questa mattina, in una conversazione informale con il relatore che abbiamo qui presente, il dottor Cesare Silvi, presidente dell'organizzazione di volontariato Gruppo per la Storia dell'Energia Solare, ho avuto conferma del fatto che sull'energia solare è presente un gap conoscitivo abbastanza ampio, quindi diciamo che la mia ignoranza ha trovato riscontro e ho compreso di non essere l'unica sulla Terra a non conoscere queste due differenti età solari. E la motivazione per cui appunto abbiamo deciso di organizzare questo seminario, tra l'altro su spunto proprio del dottor Silvi, è per parlare in maniera più approfondita dell'energia solare partendo dal linguaggio che si utilizza quando si parla di energia e energia solare in particolare. Affronteremo come tematica le differenti fonti di energia disponibili sulla Terra con un confronto dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Parleremo dei materiali più conosciuti, più utilizzati nelle attività di vita e di lavoro dell'uomo. Si parlerà della storia, dell'arte, della cultura, dell'energia solare, partendo da quella che è una convinzione di fondo che nel mondo moderno, in cui ci troviamo di fronte ad una sfida per un utilizzo diffuso dell'energia solare nelle società tecnologicamente avanzate, bisogna comprendere quali siano i consumi energetici legati a quelle che invece sono le fonti di energia che siamo abituati ad utilizzare di più, quindi fonti fossili e fonti fissili. E tale sfida si presenta essenzialmente come una sfida di carattere culturale. Presento brevemente il dottor Silvi e mi scuso intanto per l'assenza temporanea del professor Schirone che arriverà con un po' di ritardo per un impedimento improvviso e quindi ne faccio in un certo senso le veci nel presentare il dottor Silvi, che è un ingegnere meccanico e nucleare tra i fondatori nel 1999, appunto attualmente presidente del Gruppo per la Storia dell'Energia Solare. È stato in passato membro del consiglio direttivo dell'International Solar Energy Society e direttore dell'Agenzia Italiana per la Promozione della Ricerca Europea. Ha svolto lavori presso la Direzione Affari Internazionale dell'ENEA, dove si è occupato di collaborazioni bilaterali con i paesi in via di sviluppo dell'Est europeo e dell'Ex-URSS. Altre attività di cui si è occupato sono state nell'ambito della Direzione Sicurezza Nucleare e Protezione Sanitaria del Comitato Nazionale Energia Nucleare. Nello specifico si è occupato di analisi della sicurezza e valutazione dell'impatto ambientale con riferimento specifico alla localizzazione di grandi impianti energetici, partecipando a dei gruppi di lavoro internazionali presso Commissione Europea, OCSE, International Atomic Energy Agency, e lo ritroviamo anche nel gruppo di lavoro sulla sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti dell'Accademia Nazionale dell'INCEI nel periodo 89-94. Accanto a tutta questa trafila, diciamo, di carattere più scientifico, è tra i promotori di un festival che probabilmente molti conoscete, che è il Festival Valli e Montagne dell'Appennino Centrale, che quest'anno arriva alla sesta edizione. E dal 2017 il dottor Silvi è anche membro dell'European Academy of Science and Arts di Salisburgo. Durante la sua attività professionale ha scritto e pubblicato numerose relazioni tecniche e articoli sulla sicurezza industriale, ha svolto collaborazioni internazionali nel campo scientifico e tecnologico, nel campo del disarmo delle politiche energetiche e per l'appunto dell'energia solare, che sarà l'argomento specifico del seminario di oggi. Non gli rubo altro tempo, ma cedo appunto la parola al dottor Silvi che potrà così iniziare la sua presentazione. Come sempre vi ricordiamo che al termine della presentazione, o volendo anche durante, potete fare delle domande, dei commenti nella sezione di EDER che sottoporremo al dottor Silvi al termine della sua presentazione. E buona visione. Prego, dottor Silvi.
Diana, grazie per questa presentazione completa e che fa capire qual è l'argomento che abbiamo di fronte, un argomento vasto. Il titolo, Uso dell'energia solare sulla Terra, è evidente che non è studiato da tutti. Io stesso ho cominciato, dopo che sono entrato dentro l'argomento, mi sono accorto che molti pensavano al solare attuale e non pensavano a quello che era stato l'uso dell'energia solare nel passato. Qui vediamo il Sole e la Terra. Questo è un sistema che sta nello spazio, che noi oggi siamo fortunati a poterlo vedere in maniera molto più vicina a noi di quanto non potessero i nostri antenati. Eppure il solare, l'uomo lo ha sentito nell'animo e nel modo di comportarsi, perché dopo tutto era una fonte di vita che l'esperienza lo aveva abituato, e ha fatto capire che era un modo per poter vivere sulla Terra. Ora, dopo questo primo accenno al sistema Sole-Terra, con questa immagine, voglio dire qualcosa su quello che è il GISES, il Gruppo per la Storia dell'Energia Solare. Il Gruppo per la Storia dell'Energia Solare è nato proprio per capire quello che stava accadendo a noi in questa fase in cui sembravano che c'erano tecnologie sfavillanti che ci avrebbero aiutato a utilizzare l'energia solare in modo nuovo rispetto al passato. Qui voi vedete delle immagini di persone che sono del periodo 1800-2010, cioè pionieri Sto guardando cioè coloro perché è quello da comunque sembrava. esperienze scientifiche e culturali del Rinascimento che pensavano di poter fare con l'energia solare le stesse cose che si facevano con i combustibili fossili. Come leggete in questa parte destra di questa diapositiva, la maggior parte delle tecnologie per l'uso dell'energia solare rinnovabile della nostra epoca sono state inventate nell'età solare empirica. Ora, su questi argomenti io farò un po' avanti e un po' indietro, perché i temi sono tanti. Passo invece alla prossima diapositiva per dare dei riferimenti sul GISES. Qui vedete il sito, l'indirizzo web del sito del GISES. E vedete che sulla home page c'è anche scusate che ho fatto un po' una manovra, devo tornare ancora indietro. Vedete che sulla home page del GISES c'è in basso Archivio e Museo Nazionale sulla Storia dell'Energia Solare. Il GISES ha cominciato a lavorare nel 1999 e a quel momento abbiamo pensato che i nostri studi a carattere storico solare era più facile condurli sugli ultimi 200 anni e non su quella che ho chiamato l'età solare empirica. Poi ci torneremo su questa. Questo è l'altro sito di un'altra sede operativa del GISES, che è il Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia. E vedete su questa home page, anche del Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia, c'è l'archivio Museo Nazionale sulla Storia dell'Energia Solare. Qui c'è un reperto, c'è cioè una intera centrale idroelettrica che è diventato un museo. L'energia idroelettrica è un'energia che ha origine anch'essa dal sole. Vedete qui i bambini che girano nelle varie sale di questo museo. Sistema Sole-Terra. Il solare
ha come punto di riferimento il Sole. Tutta l'energia solare che noi abbiamo sulla Terra è un'energia che si manifesta sul suolo della Terra in diverse forme. Come si studia un sistema? Un sistema, se noi pensiamo al sistema uomo, a noi stessi, noi siamo fatti di molti, molti componenti, di molti sottosistemi, le articolazioni, la pelle, il sistema circolatorio che fa girare, viaggiare il sangue nelle nostre vene, nelle nostre arterie. Un sistema è una cosa molto più complessa dei singoli sottosistemi. Ora, se andiamo ad analizzare la Terra, e come facciamo a cercare di capire che cosa accade sulla Terra? La dobbiamo scomporre in dei sottosistemi. In questo caso l'abbiamo scomposta in tre sottosistemi. Il sistema della materia, il sistema dell'energia e il sistema del mondo vivente. Per quanto riguarda la materia, la Terra è un sistema chiuso. Basta che noi pensiamo all'acqua che c'è oggi sulla Terra. Essenzialmente l'acqua che c'era anche quando c'erano i dinosauri sulla Terra. Quell'acqua forse ha cambiato stato, forse un tempo era ghiaccio, poi è diventata acqua, poi è diventata vapore. Per quanto riguarda l'energia, la Terra è un sistema aperto. Il suo flusso arriva sulla Terra e la Terra riflette una parte di quell'energia dopo averne trasformate alcune parti di questa energia in altre forme di energia, che noi chiamiamo energie solari indirette, come sono le correnti d'aria e d'acqua, oppure trasformato in materiali, come può essere il legno, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Il mondo vivente siamo noi, gli animali, le piante, tutto quello che serve a dare la sopravvivenza sulla Terra. Il mondo vivente è una rete. Gli animali mangiano le erbe, mangiano la biomassa, che sono frutto appunto della fotosintesi clorofilliana. Ci sono altri animali che mangiano gli animali, noi mangiamo parte degli animali e noi ci nutriamo il cibo. Viene da questa rete e questa rete è interconnessa. Un ragionamento da fare pensando al sistema Terra è che dobbiamo cambiare il mondo con cui noi pensiamo la Terra, cioè la dobbiamo pensare come un tutt'uno, cioè la Terra come materia, la Terra come energia, la Terra come mondo vivente è un tutt'uno, come noi quando pensiamo al nostro corpo, che è un tutt'uno e se c'è qualche parte di queste componenti del nostro corpo che non funziona, noi sappiamo che abbiamo delle difficoltà a realizzare alcuni compiti che normalmente realizziamo. La Terra, come dicevo nella precedente diapositiva, è un sistema aperto per quanto riguarda l'energia. Il suo funzionamento dipende dal continuo flusso di energia del Sole. Noi sappiamo che il Sole manda la sua energia da oltre 2 miliardi di anni e quello che è accaduto sulla Terra, non avremo tempo né nel caso di raccontarlo in questo momento, ma quello che noi sappiamo è che sta accadendo qualcosa, che il calore che arriva dal Sole sulla Terra sta determinando un innalzamento della temperatura. E questo proprio per quel sistema Terra che funziona come un tutt'uno, in cui l'atmosfera che ci difende da alcuni raggi solari e l'atmosfera che è il luogo dove il calore irraggiato dalla Terra viene poi rilaggiando nello spazio, è stato trasformato dal modo in cui la Terra è stata trattata negli ultimi 200 anni. Quindi l'età solare empirica è un'età solare per noi che è quella che comincia con la comparsa dell'uomo sulla Terra
e comincia a, diciamo, a la sua, il suo tramonto con l'arrivo dei combustibili fossili e con i combustibili fissili nucleari tra il 1800 e il 1900. E sappiamo che questo fatto, questo fenomeno sta interessando il clima della Terra con possibili conseguenze che a questo momento sappiamo poter essere estremamente importanti. Il sistema Terra, nel momento che comincia a avere i problemi del suo, di come funzionare, ha altri problemi che nascono da come noi l'abitiamo la Terra. L'abitiamo prima di tutto in molte più persone di quello che noi l'abitassimo, per esempio all'inizio del Novecento. Voi vedete qui dei numeri, no? Vedete che nel Neolitico sulla Terra c'era 1 milione di persone, al tempo di Augusto, imperatore romano, 275 milioni. Vedete, nel 1900 siamo 1.500.000, però nell'arco di 100 più anni la popolazione è aumentata notevolmente e è previsto che raggiungeremo i 9 miliardi. Ma non siamo 9 miliardi che si comportano come si comportavano le persone dell'inizio dell'età solare empirica. Noi consumiamo e utilizziamo il pianeta in maniera diversa da come lo facevano i nostri antenati. E in questo comportamento si pone la sfida di come noi faremo a non creare problemi alla Terra, perché l'uso di combustibili fossili appunto sta creando dei problemi al funzionamento della Terra e quindi anche a noi stessi. E è un problema che è culturale, questo non faremo in tempo ad affrontarlo perché è molto lungo, ma lo accenderemo successivamente. Passo a inquadrare quelle che sono le età solari, cioè l'uso dell'energia solare sulla Terra nella età solare empirica, come ho accennato prima, che va dalle origini della storia a 200 anni fa, quando cominciano ad arrivare i combustibili fossili, arriva l'abbondanza energetica, ma con l'abbondanza energetica arriva il progresso e arrivano anche altri modi di costruire quei beni e quei servizi che le persone cominciano a desiderare perché rendono la vita più comoda e più facile. L'età solare in cui noi siamo adesso è quella solare e dei combustibili fossili e nucleari. Noi non siamo fuori da un'età solare perché ci sono i combustibili fossili. Noi dobbiamo pensare che ogni giorno il sole inonda i campi agricoli e quindi produce qualcosa per noi, oppure colpisce gli edifici nei quali noi viviamo. E tramite un'invenzione che risale ai tempi dei Romani, vale a dire le lastre di vetro piano che stanno alle nostre finestre, noi possiamo ricevere nelle nostre stanze, nei nostri edifici, la luce del sole. L'età solare moderna. L'età solare moderna nasce appunto nel momento che arrivano i combustibili fossili e dimostrano che con la potente energia dei combustibili fossili è possibile fare cose che noi non sapevamo fare prima, che era il calore alle alte temperature e l'elettricità. Quindi insisto su questo fatto di vedere l'età solare empirica come un'età in cui noi sapevamo fare moltissime cose con l'energia solare, tranne l'elettricità e raccogliere la temperatura del sole alle alte temperature. Tra 1800 e 1900 l'Italia e tutto il mondo scoprono il potere delle fonti di energia fossile, carbone, petrolio, gas e nucleare, rispetto a quello dell'energia solare rinnovabile
E qui quando noi parliamo di energia solare rinnovabile dobbiamo pensare anche alle sue forme dirette e indirette, delle correnti d'aria, meglio diciamo del vento o d'acqua, parliamo delle cascate, delle foreste e altre biomasse dalla fotosintesi clorofilliana. Nel seguito di questa conversazione io continuerò a chiamare energia solare, appunto l'energia solare rinnovabile come così esposta. Quali sono le energie disponibili sulla Terra? Qui voi vedete un grafico tridimensionale. Sulla sinistra sono illustrate quei cubetti che sono rossi, che sono le energie solari fossili, tipo carbone, petrolio, gas, incluso anche l'uranio tra le energie, che non è un'energia solare fossile, ma è un'energia sotterranea che sta sottoterra. Il tema energie delle tenebre è venuto in uso intorno al 1950, quando si parlava delle energie della luce. Su come chiamare le energie in funzione del loro carattere, ci torneremo dopo, perché il linguaggio con il quale noi le indichiamo è utile per capire che cosa sono queste energie e dove sono. Senz'altro il termine energia delle tenebre indica delle forme di energia che sono sottoterra, che non sono sul suolo, invece le energie della luce sono sul suolo. Qui forse non la diapositiva, sono coperte le dimensioni delle quantità di energia stimate. I cubi del grafico raffigurano la quantità stimata delle diverse forme di energia disponibili sulla Terra in esagrame. Prendete una forma di misura, però la dimensione dei cubi vi dice che le energie, i cubi rossi, sono molto inferiori di dimensioni al cubo giallo, che non è altro che l'energia solare diretta e diffusa. E vedete che l'energia da fotosintesi, cioè quella delle biomasse delle foreste, è equivalente a 1260 esajoule, in confronto ai 2 milioni e oltre di esajoule, che è l'energia solare diretta e diffusa. E così anche l'energia idrica e l'energia eolica. Eppure noi oggi sentiamo spesso parlare della grande quantità di energia che può essere realizzata con l'energia eolica. Per cui vedete che i consumi annuali mondiali, quel cubetto staccato in alto a questo grafico tridimensionale, è di 500 esajoule all'anno. Quindi voi capite bene che 630 esajoule di eolico, se uno riuscisse a utilizzarlo tutto per fare le cose che servono all'uomo, sarebbero appunto sufficienti. E quello che vorrei, invito gli ascoltatori a cercare di colpire l'immagine di questo fatto, delle energie non rinnovabili e delle energie rinnovabili, e della dimensione. L'energia solare diffusa e diretta, lo vediamo quando usciamo, che il sole inonda con la sua luce le case, inonda tutto. L'età solare empirica, diamone una specie di definizione. L'età solare empirica inizia con la comparsa dell'uomo sulla Terra e la sua fine diventa inevitabile, non in tutti i luoghi e non allo stesso tempo, perché ci sono paesi che vivono ancora, popolazioni che vivono ancora nell'età solare empirica, con la scoperta e la diffusione su larga scala dei combustibili fossili e nucleari. Per centinaia di migliaia di anni tutte le civiltà della Terra hanno utilizzato soltanto l'energia solare. Si è trattato di un processo di apprendimento continuo, arricchito nel tempo, esperienza dopo esperienza, documentato tanto meglio quanto più vicino a noi nel tempo, potendolo studiare attraverso i resti archeologici e le fonti letterarie. E voglio evidenziare che l'età solare empirica è stato un grande laboratorio dove noi abbiamo dimostrato che possiamo vivere solo con l'energia solare sulla Terra
e questo lo possiamo fare tramite appunto i resti archeologici e le fonti letterarie. Qui c'è un modellino di un'antica città greca che adesso si trova nel territorio turco, che si chiamava Priene, è una città intorno al 500 a.C., 350 a.C. E questo è il modellino ricostruito dagli archeologi tedeschi che era conservato presso il museo di Berlino. Purtroppo questo modellino è andato perduto e questa immagine è una cortesia appunto del museo di Berlino che lo aveva andato perduto durante la seconda guerra mondiale. E in questa città, come potete vedere, tutte le case sono orientate verso sud in modo da poter ricevere la luce del sole nello stesso modo. Ma come l'antica Priene, esistono tante altre realtà sulla Terra antiche in cui si vede come l'uomo abbia cercato di sfruttare il sole, come quando pensiamo per esempio ai sassi di Matera. I sassi sta a indicare due quartieri di Matera, che sappiamo è stata capitale europea della cultura nel 2019 e dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 1993. Ora, alcune parti di Matera sono state, e appunto Matera è diventato un patrimonio dell'umanità, perché costituiscono queste parti di Matera un'eccezionale testimonianza di una civiltà scomparsa. Matera è una città antichissima, più di 3.000 anni. I primi abitanti della regione vissero in abitazioni sotterranee e celebrarono il culto in chiese rupestri, che furono concepite in modo da costituire un esempio per le generazioni future per il modo di utilizzare le risorse del sole, della roccia e dell'acqua. Vedete che c'è la parola sole, perché naturalmente era la più importante. I sassi di Matera sono un paesaggio culturale. L'iscrizione dell'UNESCO nel patrimonio dell'umanità è stata motivata dal fatto che essi rappresentano un noto sistema umano straordinario, perché ha perpetuato dal più lontano passato preistorico i modi di abitare nelle caverne fino alla modernità e di accurata utilizzazione nel tempo delle risorse della natura. Non mi soffermo su questo aspetto, ma ci sono per esempio dei repertori e di siti preistorici dai quali, se uno li va a studiare, si vede che gli uomini della preistoria sapevano scegliere dei luoghi dove c'era l'esposizione al sole per poter avere il tepore del sole invernale che diciamo tira basso. Ora, questo fatto di Matera è un simbolo a livello nazionale, ma di siti preistorici sul territorio ce ne sono molti. Per esempio nella provincia di Rieti c'è un sito che si chiama Le Grotte Sfasciate, sfasciate è un termine usato nel luogo, che ha delle grotte nelle quali ci sono anche delle pitture rupestri. E questo sito sarà oggetto da parte nostra di un seminario su appunto dell'età solare empirica per evidenziare un abitato primitivo che aveva un carattere solare. Oggi probabilmente l'uomo è soggetto al fatto che ci siano combustibili fossili, aiuta a riscaldare anche senza trovare un sito esposto al sole. Ho fatto vedere delle realtà del passato, volevo far vedere una tecnologia che ritengo molto importante, che sono le lastre di vetro piano usato nelle finestre, che è stato inventato dai romani nel primo secolo dopo Cristo. Qui questa descrizione l'ho fotografata nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli, che sta appunto vicino a quelle lastre di vetro che non sono certamente come quelle moderne, però questa lastra di vetro trasparente resiste da 2000 anni e quindi è un'invenzione dell'età solare empirica. E questa è una tecnologia che viene nominata pochissimo, nessuno mai parla delle tecnologie solari come il vetro, perché è una tecnologia antica,
ma che è di un'utilità enorme. Basta passeggiando per l'estate vedere quante finestre ci sono che danno la luce. E ci sono altre cose che ci ricordano l'età solare empirica e il comportamento dell'uomo rispetto a queste realtà, che sono i grandi monumenti come Stonehenge, dove durante il solstizio d'inverno il sole attraversa, oppure il sole e la luce nelle piramidi di Egitto, studiato dagli archeoastronomi, e il sole e la luce qui nel Pantheon di Roma. E ci sono decine di casi in cui questi fenomeni possono essere studiati, e io penso che si può fare su tutto il nostro territorio, che conserva molte resti dell'età solare empirica. Naturalmente non è che possiamo viaggiare a guardare tutti questi resti in questa conferenza, quindi io sono entrato nelle fonti letterarie. Qui voi vedete uno scaffale e vedete dei titoli in cui vedete storia dell'energia, le trappole del clima, la decarbonizzazione felice, quindi voi pensate che titolo, il dilemma energetico. Poi c'è vivere con il sole, e c'è il sole se ne parlava più, questo testo, vivere con il sole, è degli anni 70. Però vedete che il linguaggio cambia perché stanno cambiando le realtà e noi magari non conosciamo più qual è la realtà del sole. E qui per esempio ho fotografato una serie di libri, Let It Shine, questo volume di più di 500 pagine, l'autore è John Perlin, è uno statunitense che ha dedicato la sua vita alla storia dell'energia solare. E qui vedete sul mondo c'è 6.000 anni la storia dell'energia solare. E 6.000 anni, quindi studiare la storia dell'energia solare è un discorso che va nel passato, e John Perlin lo ha fatto anche a livello internazionale. Ora io qui ho riportato una letteratura che si può trovare, per esempio l'energia solare e le sue applicazioni, è un testo scritto da Giuliano Ridini e Giorgio Nebbia, un pioniere dell'energia solare. Giorgio Nebbia, lui si definiva un merceologo, studiava il ciclo delle merci, e studiando il ciclo delle merci è diventato il più grande ambientalista dei nostri tempi. Purtroppo se n'è andato nel 2019 e quindi non è più con noi. Questo è un testo scritto da Marino Luzzenenti, che è un membro del GISES, che racconta quello che è stato fatto durante il ventennio fascista per fare solo con le energie proprie. Impieghi dell'energia solare, un libro di un professore dell'Università di Torino. Qui vedete uno dei più grandi pionieri dell'energia solare, Farrington Daniels, un personaggio straordinario che ha diretto uno dei laboratori più complessi e più numerosi del progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica. E quando il programma nucleare è finito e lui è tornato nella sua università, lui ha portato tutto il suo tempo a interessarsi dell'energia solare. Quella che vedete è il titolo della biografia che è stata curata da uno storico dell'energia solare americano, insieme con la moglie di Daniels, è di 500 pagine. Ora, di pionieri che meriterebbero delle storie da fare 500 pagine, al mondo ce ne sono almeno 300, però sono abbastanza sconosciuti perché la storia non è molto praticata. Questa invece è la storia della più grande associazione internazionale sull'energia solare, che fu fondata negli Stati Uniti nel 1954 proprio da Farrington Daniels. E questi volumi sono 1200 pagine che raccontano quello che è stato fatto nel mondo, però è più la storia di un'organizzazione che non la storia dell'energia solare. Questo è un altro volume di John Perlin. Come vedete, 2500 anni di architettura solare e tecnologia. I romani hanno vissuto con queste cose,
le popolazioni che ci hanno preceduto vivevano facendo riferimento all'architettura solare e all'urbanistica solare. Con l'arrivo dei combustibili fossili, alcuni principi sono stati dimenticati. Questo invece è un viaggio attraverso le foreste e come le foreste, il ruolo del legno nello sviluppo delle civiltà. E John Perlin, in questo testo, lui racconta di come il legno sia servito per costruire le navi, per la navigazione, per esplorare il mondo. E arriviamo invece a un altro percorso, è la luce. Nell'antichità, per gli esseri umani, la luce era una cosa misteriosa, vissuta anche attraverso fenomeni straordinari come quelli dell'arcobaleno, e veniva mitizzata, quindi era celebrata nei miti, nei templi, e ci sono molte storie che andrebbero appunto a riscoperte di come era vista la luce nelle storie antiche. Bisognerebbe saper leggere tutti i testi antichi, ma la storia più importante arriva con l'ultima rivoluzione scientifica, con il Rinascimento, in cui ci sono dei grandi pionieri dell'energia solare e della luce che cominciano a cercare di capire come è fatta la luce. Oggi noi sappiamo come è fatta la luce, la sappiamo manipolare sopra una lastra di silicio quando parlo di energia, di tecnologie fotovoltaiche, riusciamo a produrre direttamente dalla luce del sole l'energia elettrica senza parti nucleari. Questa invece è una breve storia dell'arcobaleno, scritta da un professore della scienza, e credo che la storia dell'arcobaleno molti di noi non la conoscono, perché bisogna andare a trovare il testo dove è scritto. Noi ci siamo interessati alla storia dell'arcobaleno perché, per esempio, a Roma, nell'anno 2000, organizzammo una mostra d'arte solare. Vedete che c'è New Light on Roma. Questa mostra fu realizzata da un artista americano e fu realizzata perché la struttura che la ospitò aveva un'architettura in cui il sole a una certa ora del giorno colpiva delle grandi finestre. Su queste grandi finestre furono messi quelli che vengono chiamati prismi piatti, capaci di scomporre la luce del sole nella luce dell'arcobaleno. E quindi vedete i mercati di Traiano, che è uno dei complessi monumentali romani nel centro di Roma, non lontano dal Colosseo, completamente trasformato e colorato dai colori dell'arcobaleno. Sono argomenti che noi tratteremo a Roma con la proiezione di un film che faremo a fine anno presso la Casa del Cinema di Villa Borghese. E arriva un ultimo libro che dice Un Green New Deal globale. Ora qua si parla di un Green New Deal, vuol dire un patto nuovo. Fatto nuovo per qualcosa che viene chiamato verde. E io mi chiedo, non è il sole, visto che la biomassa, le piante, le foreste sono verdi perché c'è la fotosintesi clorofilliana. Ora, noi ci troviamo in un momento in cui dobbiamo affrontare diverse crisi. Una è la crisi di carattere economico e pandemica, e poi c'è la crisi anche del cambio climatico, alla quale si stanno tutti i leader del mondo interessando sempre di più, perché si vede che qualcosa sta accadendo. E siamo preparati per affrontare queste sfide? Credo che ci sono diversi deficit culturali che noi dovremo colmare studiando di più, impegnandoci di più. E non possiamo trattare qui i deficit culturali perché e veniamo invece all'età solare moderna e scientifica. Si tratta di un'età che ha le sue radici in millenni di conoscenze acquisite da tutte le civiltà della Terra e dall'ultima rivoluzione scientifica europea con l'inizio del 1500. Le seconde radici le hanno poste proprio i pionieri dell'uso dell'energia solare del 1800 e del 1900. Scienziati dalle più svariate provenienze disciplinari, matematici,
fisici, chimici, architetti, ingegneri, filosofi, politici, inventori, visionari, che si sono impegnati per scoprire se fosse stato possibile con l'energia solare fare le stesse cose che si fanno con i combustibili fossili, ovvero produrre il calore alle alte temperature e l'elettricità. Bisogna dire che la sfida è riuscita, ma riusciamo, sapendo fare queste cose, a renderle tali che potremmo vivere in un mondo in cui si usa solo l'energia solare? E questo è, diciamo, il punto interrogativo che io non potrò trattare oggi, perché altrimenti diventerebbe troppo lunga questa mia presentazione. Sulla Terra abbiamo un po' accennato al sistema Terra, poi le risorse energetiche sulla Terra, i consumi energetici non li abbiamo toccati, le tecnologie energetiche solari, quelle moderne, forse le tratteremo forse in un'altra occasione, perché ce ne sono tante e molte sono anche molto promettenti. Passo invece a parlare ancora delle risorse energetiche sulla Terra, perché vorrei che restasse impresso questo fatto. Sulla Terra esistono varie forme di energia e quindi vari termini per indicarli, come quello di energia solare. E io ho adottato il termine energia solare per le forme che vengono dal Sole, perché poi ci sono anche le energie, le fonti energetiche solari rinnovabili, ma ci sono anche quelle non rinnovabili, che abbiamo visto sono quelle che stanno sotto terra. Tornando all'età solare empirica, la storia dell'uso artificiale delle risorse energetiche da parte dell'uomo coincide per migliaia e migliaia di anni essenzialmente con la storia dell'uso dell'energia solare nelle sue forme rinnovabili. E questo è un capitolo che abbiamo già visto in maniera un po' così. E riprendo dalle immagini che avevo mostrato all'inizio per soffermarmi a un approfondimento delle energie delle tenebre e delle energie della luce. Me le faccio vedere con delle immagini. Vado alla prossima diapositiva. Allora, le energie delle tenebre. Vedete, qua i consumi in effetti sono aumentati, perché questa è una diapositiva vecchia, i consumi sono 500 esagerati in questo momento. E ovviamente queste forme di energia, petrolio, gas, urano e carbone, una volta consumate, le energie di questo tipo, una volta consumate, non ci sono più. Ora vediamo un pochettino da vicino questa energia delle tenebre. Io per farle vedere, faccio vedere proprio il lavoro che ci vuole per estrarle da sottoterra. Carbone, petrolio, gas naturale, combustibili fissili nucleari. Il calore interno della Terra, cioè l'energia geotermica, anche quello è un calore, un'energia delle tenebre. La geotermia in superficie va bene, ma se noi dovessimo metterci a tirare fuori il calore che sta dentro la Terra, forse la Terra non sarebbe contenta. E qui invece vediamo l'energia della luce, quelle che erano rappresentate da un lume giallo. Intanto, noi siamo facilitati da un fatto, voi vedete un oggetto realizzato dall'uomo, cioè un satellite, che guarda in questo momento sia la Terra che il Sole. Il Sole è ovviamente la sorgente di tutte le fonti di energia sulla Terra, con l'eccezione di quella nucleare, geotermica e delle aree, perché abbiamo detto che ci sono le energie solari fossili. E quelle sono anche solari, ma sono fossili, cioè qualcosa che si è accumulato negli anni, sono le cosiddette energie solari capitale, mentre l'unico che ci dà le energie solari rendite è il Sole, che splende ogni giorno. Non approfondisco queste cose e vado a vedere le immagini di queste forme. Vedete, sono energie di superficie, energie della luce, l'energia delle correnti d'acqua. Le correnti d'acqua nascono perché c'è il ciclo dell'acqua mosso dal calore del Sole, che le fa evaporare, vanno nelle nuvole, poi ricadono sulle montagne
poi scivolano lungo i pendii delle montagne e arrivano poi a fare le cascate e altre cose. Questa è sempre l'energia delle correnti d'acqua e dell'aria. L'energia delle correnti d'acqua e l'aria. L'aria è il vento. Ora, qui c'è un riassunto, risorse energetiche sulla Terra, solari rinnovabili, diretta e diffusa, eolica, idrica, biomasse, moto ondoso, correnti marine, gradienti termici. I gradienti termici sono generati sempre dal calore del sole, che scaldando le masse d'acqua in maniera diversa le fa muovere. Sono quelli anche che regolano le correnti, che poi portano le temperature miti, per esempio, in zone dove un tempo non accadeva. Solari non rinnovabili, deposito solare fossile, carbone, petrolio, gas naturale, scisti, bitumi, eccetera. Non solari, geotermiche, maree. E qui passo a un'immagine dei linguaggi per indicare le energie solari e rinnovabili utilizzate nei diversi periodi. Per esempio, 1961. Viene fatta una grande conferenza a Roma e si parla di una conferenza sulle nuove fonti di energia. Ma vi pare che l'energia solare e tutte quelle che derivano dal sole fossero delle fonti nuove? Quindi noi vediamo che l'uomo che vive nel presente molte volte dimentica quello che è accaduto nel passato. Per esempio nel 1981 viene coniato il numero energie rinnovabili. E qui c'è una motivazione che è inutile che ve la spiego, ma era legato a fare in modo che anche il geotermico fosse considerato un'energia rinnovabile. Le energie alternative, questa è una parola pure che si sente spesso. 1973, blocco delle forniture di petrolio al mondo occidentale. Shock petrolifero, ma non abbiamo il petrolio. E quindi bisogna trovare le energie alternative al petrolio. E quindi alternative al petrolio nel 1973 questa parola includeva ovviamente anche il nucleare. Quindi quando noi parliamo di energie alternative dobbiamo stare attenti perché il nucleare, cioè i materiali fissi che stanno, sono energie delle tenebre. Quando noi li tiriamo da sotto la terra e li portiamo in superficie per produrre energia, vuol dire che facciamo una cosa che non è in sintonia con il sistema di funzionamento della Terra in quella che è la gravità solare empirica. Tanto che noi oggi chiamiamo questa nostra epoca antropocene, perché noi come uomini abbiamo fatto delle cose che non sapevamo fare con la gravità solare empirica e ci siamo un po' culminati dei pasticci, perché adesso vediamo che aver tirato fuori tutti questi combustibili fossili ha prodotto varie conseguenze, oltre il cambio climatico, l'inquinamento degli ambienti, ha prodotto forse una crescita anche eccessiva, perché siamo riusciti a fare tante cose con questo progresso, per cui si può fare tutto, però adesso vediamo che questo ha dei limiti. Qui vedete energia solare attuale, 1900, era un pioniere dell'energia solare, si chiamava Giacomo Ciancia. È stato il profeta della fotosintesi artificiale. Fotosintesi artificiale. Lui pensava che noi esseri umani avremmo imparato dalle piante come catturare l'energia del sole. Le piante lo facevano con la fotosintesi, un fenomeno che abbiamo compreso sempre di più negli ultimi anni. E poi chiamava energia fossile solare, sono fossili quelli appunto dei combustibili fossili. Vado alla prossima diapositiva. E qui vorrei soffermarmi su una riflessione di questo tipo. Per capire l'energia solare bisogna soltanto osservarla. Questo è un testo scritto da un grande scrittore, Tolstoi, 1873. E io lo vorrei leggere insieme con voi. Prenderà del tempo, però con esperienza, per capire che non è che abbiamo bisogno della laurea in fisica o in matematica o in ingegneria e architettura per capire l'ambiente che ci circonda. Allora, Tolstoi si chiede, da dove viene il calore del mondo? Il calore viene dal sole.
Il sole passa basso d'inverno e nulla si muove. Quando il bel sole comincia a passare alto, vedete, lui distingue il sole che passa basso e il sole che passa alto. Ma uno che vive in città, se il sole non lo vede, come fa a sapere se passa basso o passa alto? Andiamo con la memoria ai sassi di Matera oppure alle grotte sfasciate di Grotti. Lì ovviamente gli uomini che abitavano quelle grotte non vedevano il sole quando passava basso e quanto passava alto. Quando il bel sole comincia a passare alto sopra le teste, tutto il mondo si riscatta e comincia a muoversi. Passo a questo seguito del racconto di Tostoi. D'inverno, quando c'è una bella giornata di gelo, vai sui campi o nel bosco e guarda d'intorno e ascolta. Tutto intorno c'è la neve. I fiumi sono gelati, erbe secche sbucano dalla neve, gli alberi sono spogli e tutto è immobile. Guarda come d'estate, i fiumi corrono con gran rumore, in ogni pozza ci sono le rane che racitano e fanno le bolle, gli uccelli passano in volo, fischiano, cantano, le mosche, le zanzare turbinano, ronzano, gli alberi, le erbe crescono, ondeggiano al vento. Fa gelare una pentola divisa piena d'acqua e diverrà come pietra. Metti la pentola gelata sul fuoco, guardate Tolstoi che ragiona sul fuoco, il ghiaccio comincerà a scricchiolare, si scioglierà, si muoverà, l'acqua comincerà ad agitarsi, a far del bolle, poi non appena bollirà si metterà a borbogliare, vorticare. Lo stesso avviene in tutto il mondo grazie al calore. Se il calore non c'è, tutto è morto. Se c'è il calore, tutto si muove via. Se c'è poco calore, c'è poco movimento. Se c'è più calore, c'è più movimento. Se il calore è molto, anche il movimento è tanto. Se c'è moltissimo calore, ci sarà moltissimo. Da dove viene il calore? Il calore viene dal sole. Io potrei proseguire. Adesso fatemi vedere che ho reso. Anzi, lo chiedo a Tatiana se riesce, a che punto siamo. Sono le 17.56. Se vuole facciamo una pausa e apriamo la sezione di EDR, oppure se preferisce proseguiamo fino alla fine. E poi eventualmente leggiamo ancora qualche brano oppure andiamo ad altri argomenti. Possiamo chiedere un attimo ai presenti se hanno delle curiosità da farci, da sottoporci. Se ci sono delle domande potete farle anche adesso, che facciamo un attimo di pausa utilizzando la sezione domande e risposte. Le domande arrivano a te, Tatiana? Le sottopongo io, sì. Va bene. Noi non abbiamo, diciamo, problemi. Qualunque domanda è benvenuta. Ma penso che possiamo continuare e poi le lasciamo allora alla fine, vedo che non ne arrivano al momento. Il sole passa a basso d'inverno, da un lato del cielo e non dirige i suoi raggi verso la terra e nulla si muove. Quando il bel sole comincia a passare alto sopra le teste e a prendere proprio di fronte alla terra, tutto il mondo si riscalda e comincia a muoversi. La neve comincia a calare sul ghiaccio, perché non riesco a leggere l'ultima parte di questa diapositiva perché c'è il nostro coso. Si alzano in un luogo, l'aria si scalda, si alza in proposta di aria più fredda, si leva il venticello. Chi ha fatto questo? Il venticello. Vedete che Tolstoi capisce che il venticello l'ha fatto il sole. Si alzano le nuvole, cominciano a riunirsi, a separarsi, scocca il fulmine. Chi ha fatto questa fiamma del fulmine? Il sole. Crescono le erbe, il grano, i frutti, gli alberi, gli animali si saziano, gli uomini si nutrono e accumulano cibo e legna per l'inverno. Ecco, l'età solare empirica era caratterizzata da una capacità di immagazzinare l'energia del sole. Noi l'abbiamo fatto per secoli con la legna da ardere o con i materiali da costruzione che erano sempre di legno. La legna da ardere serviva per far funzionare le fabbriche dell'età solare empirica. Noi nel prossimo mese di giugno tratteremo alcune fabbriche dell'età solare empirica sull'Appennino centrale. Per esempio abbiamo delle fabbriche dove questi signori che lavoravano in legno raccontano che a un certo punto è arrivato il progresso. Il progresso, dice, però ha portato la plastica, che noi che eravamo abituati a fare
dei recipienti di legno per contenere i liquidi, non siamo più riusciti a vendere le nostre bicocce, sono rimaste. La fabbrica si è svuotata, cioè tutti sono partiti per fare altri mestieri. Quindi questo per dare l'idea che l'immagazzinamento della legna, l'arte era necessario per far funzionare, per esempio, le calecare per produrre la calce, oppure le carbonaie per produrre il carbone. Quindi andare a riscoprire queste cose le consideriamo utili per l'educazione ambientale e per l'educazione a carattere culturale più vasto di quelle che sono le risorse naturali del territorio, e poi ovviamente si tratta di andare a vedere come si possono utilizzare queste risorse con i sistemi delle tecnologie avanzate. E noi quest'anno il gruppo della storia dell'energia solare celebra, ricorda il 40esimo anniversario, 40 anni sono passati, dal 1981, quando in Sicilia, ad Adrano, fu inaugurata la più grande centrale solare che consentiva di produrre elettricità dal calore del sole. Quella centrale a quel tempo fu giudicata incapace di poter competere nel mondo nella produzione dell'energia elettrica dal calore del sole. Oggi c'è un progetto fatto da una startup americana, la quale ha reinventato quel tipo di impianto, e noi di queste cose le racconteremo andando a raccontare appunto la storia passata di questo impianto e di chi ne fu il pioniere di questo impianto, il pioniere dell'età moderna, si chiamava Giovanni Francia, matematico, fisico, ingegnere, grande pensatore e innovatore. Inutile che mi fermo qui a parlare di questo. Comunque, vediamo le ultime cose che ci racconta Tolstoi. E perciò abbiamo bisogno della legna e delle travi, perché ci messe molto calore del sole. Chi fa provvista di legno per l'inverno fa provvista di calore del sole. In inverno, quando ne ha voglia, brucia la legna e fa uscire il calore del sole, che è di lì in quella stanza. E quando c'è calore c'è movimento. Ogni movimento, quale che sia, viene sempre dal sole. E direttamente dal calore del sole, oppure dal calore di ciò che il sole ha prodotto. Il carbone, la legna, il grano, l'erba, cioè le cose che abbiamo già. I cavalli, i buoi, tirano i carri, gli uomini lavorano. E chi è che li muove? Il calore. E dove lo prendono il calore? Nel ciclo di tutto, il sole. Quindi vedete che l'età solare empirica la capiamo noi, perché da questa osservazione, da queste cose che racconta Tolstoi, i mulini a vento, ad acqua, girano e macinano. Chi li muove? Il vento e l'acqua. Nel vento tira spinge, il calore e l'acqua tira spinge, sempre il calore. Il calore ha fatto salire in alto l'acqua, il vapore, su un alto. Su in alto, e se non fosse successo questo, l'acqua non sarebbe caduta giù. La macchina lavora, il vapore che la fa muovere. Ma il vapore chi lo fa? La legna. Ma nella legna c'è il calore del sole. Il calore dal movimento non è più il calore del movimento per il sole. E arriviamo qui a una locandina che noi abbiamo fatto nel 2015. Quando è stato celebrato a livello internazionale l'anno della luce e delle tecnologie che usano le conoscenze scientifiche della luce. Questo è stato un anno straordinario, credo che chi volesse informarsi può visitare il nostro sito, che vedrà che abbiamo fatto diversi eventi, ma diffondere la cultura della scienza della luce non è che sia così semplice. E qui veramente coloro che hanno la preparazione scientifica o culturale, o sono fisici, o matematici, quello sia ovviamente la capiscono molto più rapidamente. Passo alla prossima diapositiva. Io qui in effetti ho messo una diapositiva che non si vede completamente, che dà un sito, il sito del GISES. Se voi andate su questo sito, GISES, e mettete Silvi Accademia Ligure, voi potrete scaricare un volumetto, 28 pagine,
in cui sono raccontate delle cose che io ho detto oggi pomeriggio. Questo può essere utile per rinfrescare le idee e nello stesso tempo leggerete la storia di Giovanni Francia, perché questa conferenza la feci presso l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere e vedete, dovete scrivere soltanto questo, se non fate in tempo a copiarlo, altrimenti se c'è la, cosa, la conferenza registrata si può sempre vedere questo link, no? Per poterlo scaricare. E chiudo la conferenza con il nostro volantino per il 5 per 1000 a Jesus. Ma lo voglio far vedere questo volantino perché c'è scritto qual è l'obiettivo nostro. L'obiettivo del gruppo per la storia dell'energia solare è quello di realizzare un archivio e un museo nazionale sulla storia dell'energia solare, perché questo museo ci aiuti a capire quello che abbiamo fatto nel passato e quelle conoscenze migliorate con le nuove tecnologie ci possono aiutare a costruire un futuro che io spero, bisogna sperare perché non sarà facile, che sia un futuro nel quale noi utilizzeremo di nuovo solo l'energia solare, perché le tecnologie che emergono sono tecnologie basate sulla scienza della luce, sono tecnologie potentissime che ci possono dare l'energia nelle forme utili al vivere moderno. Il vivere moderno, se non ci fosse l'elettricità, non potremmo stare qui al computer. Se non ci fosse le tecnologie moderne come le celle a combustibile, che forse molti di voi non hanno mai sentito, non potremmo fare l'immagazzinamento dell'energia solare con l'idrogeno. L'idrogeno è combustibile abbondante sulla Terra, pensate all'acqua, ci sono due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, noi abbiamo imparato a scindere la molecola di acqua, a prendere l'idrogeno. Naturalmente non mi soffermo su questo argomento, che potrebbe essere l'argomento delle nuove tecnologie per usare l'energia solare in modo moderno, e solo l'energia solare, perché tutte le altre energie, quelle delle tenebre, rischiano di compromettere il clima della Terra, anche quelle, come è scritto su Wikipedia, che non c'è carbonio, perché se voi andate su Wikipedia, leggete, il nucleare può, diciamo, determinare il cambio climatico, c'è scritto che non contiene il gas serra. La realtà è che noi, quando usiamo le energie che stanno sotto terra, comunque mettiamo del calore artificiale sulla superficie della terra. E pensate, la terra, che non era abituata a troppo calore artificiale, oltre al gas si trova pure del calore artificiale, quindi se noi mettiamo del calore artificiale con il nucleare, è un argomento che lo affrontò Giovanni Francia nel 1976. Quindi sarebbe interessante vedere chi oggi si sta occupando del calore artificiale che potrebbe venire da sorgenti di energia che effettivamente non è detto che siano quelle che hanno il gas in serra, ma potrebbero comunque aggiungere del calore sulla superficie della terra, che è artificiale, non è quello che ci invia il sole e basta. Io credo di aver finito, a questo punto mi fermo e aspetto qualche domanda. Posso intervenire un attimo, se non mi dimentico, su questo punto del calore artificiale? Cioè, nel senso, se concludiamo che quindi il surriscaldamento globale non dipende essenzialmente soltanto dai gas serra, ci sarebbe necessaria una revisione globale anche proprio dei, come dire, degli obiettivi famosi mondiali che dovremmo riuscire a seguire per contenere questo famoso incremento nei 2 gradi? La domanda giustissima. Perché a un certo punto si sono tutti concentrati sui combustibili fossili, sui gas serra? Non sappiamo. Io vedo pure qualche... Perché è strano che altri scienziati se lo sono posto il problema. Per esempio, adesso in Ventura sono venuti fuori diversi studi di chi solleva questo problema. Dice, ma quanto calore artificiale mettiamo quando usiamo i combustibili fossili? E se i combustibili fossili li dobbiamo eliminare, quel calore che producevano i combustibili fossili, con quale calore lo sostituiamo?
Questa è una domanda. Noi sappiamo che i combustibili fossili vengono bruciati per produrre, ad esempio, energia elettrica nelle centrali che funzionano a gas o a carbone e così via. Ma ovviamente nel momento che la centrale funziona, la centrale emette anche calore che finisce nel condensatore della centrale e poi finisce nel mare dove questa centrale... E questo succede anche per gli impianti nucleari. Gli impianti nucleari, dell'energia che viene estratta dall'atomo, dalla fissione nucleare, 2/3 sono calore e il resto è energia elettrica. Quindi qualcuno adesso sta pensando di rilanciare il nucleare. Io credo che noi dobbiamo studiare un po' più a fondo quale può essere questo discorso delle fonti artificiali che mettono calore sulla terra. E naturalmente tutti pensano che il nucleare non ha il calore, sicuramente non emette l'anidride carbonica o altri gas climaterati, però c'è il calore che viene messo con la produzione di energia elettrica. E poi c'è un altro aspetto che non è rilevante. Quanta energia elettrica dobbiamo produrre con questo problema? Quanto ce ne serve? Poi, sappiamo che quando abbiamo il telefonino in mano, ogni clic che facciamo consuma energia elettrica, perché poi quando l'abbiamo scaricato il cellulare lo dobbiamo attaccare alla presa di corrente e ricaricarlo. Ora, siamo milioni, anzi miliardi di esseri umani che stanno facendo girare tante informazioni, si agita. Forse noi dovremmo arrivare a uno di quei caratteri che è la società dell'età solare empirica, che io posso illustrare con due parole. Sobrietà e questa sobrietà e parsimonia, ecco, parsimonia e sobrietà. Cioè noi non possiamo pensare che possiamo fare tutto, viaggiare, andare a fare il weekend a Londra, poi un altro giorno andare dall'altra parte del mondo. Cioè c'è un ripensamento globale che la pandemia un pochettino ce lo sta dicendo, però ovviamente siamo abituati a vivere con quella che è stata l'abbondanza energetica dei combustibili fossili e che mostrano il volto di quello a cui andiamo incontro. Cioè se non riusciamo a sostituirli, comunque il problema del cambiamento climatico ci sarà. E cosa possiamo fare? Ora, credo che queste cose le potremmo discutere in un altro webinar, perché io non ho voluto mettere troppe cose insieme, ho voluto cominciare dalla cosa fondamentale, il sole e l'energia solare sulla Terra. Appunto, facendo vedere queste due tappe, da solare in piedi e da solare in piedi. Ma la tua domanda è una domanda molto pertinente. Mi ricollego, diciamo, con la mia domanda, una domanda che è arrivata nel frattempo di Cinzia Anselmi, che chiede se si avverte al momento un reale interesse da parte della politica e delle grandi aziende finalizzate a spostare l'utilizzo dell'energia derivante dalle fonti fossili alle fonti di energia naturale, tra cui l'energia solare. Quanto siamo lontani, insomma, da questo obiettivo? Io Cinzia Anselmi, che è anche un'associata del GISS, la quale si è occupata di energia solare da quando era piccola, perché il papà di Cinzia era molto interessato all'energia solare, quindi io ho chiamato un pioniere dell'energia solare. Il punto è che noi siamo in una crisi economica, e questa crisi economica ci obbliga a cercare di fare le cose con quelle che già sappiamo utilizzare e dove ci sono gli investimenti. Non potremo nell'arco di pochissimi anni cambiare gli investimenti che ci sono e cambiare anche le abitudini. Io vedo che Roma è piena di macchine, quindi vuol dire che il sistema non riesce a cambiare neanche la cultura. Io sento che la parola utilizzata più spesso è quella, torniamo alla normalità. Che cos'è la normalità? Cioè la normalità dell'età solare empirica, della modalità moderna? No, è l'età dei combustibili fossili e nucleari. Noi viviamo in case dove arrivano i cavi elettrici, arrivano i tubi del gas. Quindi dobbiamo essere molto realisti e
penso che noi possiamo fare dei cambiamenti importanti soltanto facendo molto cultura, anche perché con la cultura io spero che vengano fuori i cosiddetti pionieri degli anni 2000. Cioè chi ci ascolta oggi, che è giovane e magari ha delle intuizioni e magari ha delle capacità, noi facendo cultura sui giovani e sulle generazioni future, noi potremo forse trovare delle soluzioni che alle persone che sono già, diciamo, inserite da molto tempo in un certo ambito lavorativo non hanno la forza o non hanno le conoscenze per poter fare. Quindi ci dobbiamo augurare questo passaggio proprio del giovane, dato che io ho proposto di fare una casa del sole, però non vi dico dove perché sennò, una casa del sole per aiutare i bambini, gli adolescenti a passare dallo studio dell'età solare empirica alla scienza della luce e dell'età moderna. Cioè questi bambini imparerebbero attraverso iniziative che hanno dei motivi artistici, come quella mostra che vi ho fatto vedere ai mercati di Traiano, dove voi la e non a caso ho messo il testo di quel professore di Genova che si occupa di storia della scienza sulla storia dell'arcobaleno, perché l'essere umano per l'età solare empirica vedeva l'arcobaleno. Noi oggi la sappiamo raccontare questa storia e sappiamo come è stata la luce, quindi vedi quanto lavoro ci potrebbe essere da fare. E quindi se la classe politica fosse sensibile a questo problema che c'è di carattere educativo dei deficit culturali, probabilmente potremmo andare più veloce, però il problema è questo, che siamo abituati più a consumare che non a pensare. Io aggiungo che la pandemia non ci ha aiutati per niente. Ad esempio, cioè io sono sempre stata una votata all'utilizzo dei mezzi pubblici, spostarmi con il treno, però ovviamente ho cominciato a usare di più l'auto negli ultimi mesi per evitare la gente, tra virgolette, e so da mia sorella che lavora nel settore automobilistico che è una dinamica che, diciamo, generale, tant'è vero che abbiamo avuto quella caduta dell'inquinamento bellissimo, no? Che si vedeva dall'alto l'Italia pulitissima. E quando siamo usciti dal lockdown abbiamo iniziato a usare per ogni nucleo familiare più auto di prima, praticamente. Quindi non ci ha assolutamente aiutati nel percorso. Ecco, la gente evita di andare a piedi, perché si può andare pure a piedi oltre che andare. Sì, assolutamente. Allora, io altrimenti tra poco mi perdo, le riporto un commento del professor Pagnotta, Mario Augusto Pagnotta, che dice: sicuramente sarebbe fuorviante dal punto di vista applicativo, ma tecnicamente forse si potrebbero considerare rinnovabili anche il carbone e il petrolio, ma il periodo per il loro rinnovo ha tempi geologici. E sempre il professore, riporto l'altro commento, dice: le scelte energetiche, oltre che tecniche, sono politiche. Le auto elettriche si stanno sviluppando ora e non 50 anni fa, perché le sette sorelle lo hanno ostacolato. Questo è un commento giusto, la macchina elettrica c'era già all'inizio del Novecento, era pronta per funzionare. Abbiamo visto che le scelte politiche hanno consentito uno degli esperimenti più grandi, cioè il fatto, l'esperimento è stato quello di usare in maniera diffusa e larga i combustibili fossili. Questo esperimento ha dimostrato di poter creare problemi di quello che era il progresso, perché il progresso, se a un certo punto mette in difficoltà il pianeta Terra, perché avremo problemi proprio di sopravvivenza dovuti a quello che io dicevo anche all'inizio, che il sistema Terra è un sistema. È un sistema in cui c'è la materia, c'è l'energia e poi ci sono il mondo vivente. Come finirà questo mondo vivente se si creano dei processi che addirittura molti scienziati del clima chiamano irreversibili, cioè l'azione che si determina sul pianeta attraverso i cambiamenti climatici è un fenomeno a retroazione positiva, cioè che il fenomeno che si manifesta a quel punto crea una crescita di quel fenomeno, quindi si creano dei fenomeni che crescono costantemente, e molti dicono che
questi processi sono già in atto, potrebbero essere stati innescati non adesso, ma già molto tempo fa, tanto che alcuni scienziati che scrivono sull'argomento dicono che noi potremmo pure eliminare i combustibili fossili in un momento, però il cambio climatico che si è innescato continuerebbe e forse ce ne libereremo tra 500 anni. Ora, io non sono una persona che posso, diciamo, qui analizzare oppure ragionare su questi argomenti, sono argomenti molto difficili, perché poi, come dice giustamente il professor Pagnotta, qui interviene la politica, perché se noi dovessimo dire a tutti di cambiare sistema, noi avremmo le piazze piene e comunque ci sarebbero altri problemi. Quindi siamo in un momento difficile e credo che l'unica cosa che ci può aiutare è una cultura diffusa che ci aiuti a cambiare gli stili di vita e ci aiuti a scoprire altre cose. E quindi io penso che le nuove generazioni sono in qualche modo ispirate a fare questo, perché sentono il pericolo che si manifesta per le loro vite future. Perché francamente io che sono nato in un mondo dove l'inquinamento non c'era, perché vivevo sull'Appennino, in un posto dove uno vedeva la primavera, ma quando penso a un bambino che sente le minacce che ci sono con le plastiche nel mare, per esempio, le plastiche nel mare, che poi abbiamo saputo da un ginecologo che queste plastiche sono state ritrovate nelle placente delle donne incinte. Cioè noi dobbiamo cercare di capire e valutare tutto quello che sta accadendo sulla Terra, che io credo che i politici più responsabili e più illuminati dovrebbero aiutarci a stare più giuste, perché il recovery fund deve essere utilizzato per fare delle cose che siano soprattutto buone e utili alle generazioni che verranno. Ricollegandoci un po' sia alla politica che diciamo ai personaggi in generale, ci dice Cristian Fabrizio, a parte ringraziando per la bella conferenza, che dalle sue parole abbiamo avuto modo di conoscere appunto molti personaggi del passato italiano che avevano delle belle idee sul tema delle energie rinnovabili. Attualmente ci sono delle menti e dei suggerimenti anche da prendere come riferimento? Ci sono eccellenze della ricerca che propongono soluzioni per l'utilizzo del solare? Ritengo proprio di sì. Io non sono così aggiornato come lo ero per esempio 10 anni fa. E ritengo che noi dovremmo stimolare appunto i giovani, soprattutto quelli che hanno qualsiasi tipo di cultura, sia che siano storici, sia che siano fisici, matematici, a interessarsi all'argomento e vedere quello che c'è, che bolle in pentola. In quanto lo studio e l'approfondimento di una prospettiva solare, futuro, che sia solo solare, va coltivata con la cultura. Io molte volte sento delle dichiarazioni sul solare futuro come se fosse una cosa così che si fa facilmente. Nulla è facile. Per esempio questo tema dei veicoli elettrici, ma noi pensiamo di avere ancora tutte le strade delle città piene di veicoli elettrici parcheggiati e che funzionano tutti con l'elettricità, ma quanta elettricità ci vorrà per alimentare anche il trasporto elettrico? Cioè dobbiamo capire che il futuro sarà un futuro più educato, più colto e più capace di utilizzare il meglio del passato come il meglio del futuro. Se pensiamo solo al meglio del futuro, che per il momento è dominato magari da delle scelte tecnologiche molto potenti che naturalmente muovono altri interessi che la politica ovviamente poi deve bilanciare per capire se sono giusti oppure no. È evidente che noi dobbiamo capire questo futuro come potrà essere costruito. Io penso che un consumismo come c'è stato negli ultimi anni è stato sorretto proprio dall'abbondanza dei combustibili fossili, ma se i combustibili fossili li dobbiamo usare di meno, forse l'industria dei combustibili fossili potrebbe creare problemi economici, potrebbe creare
una riconversione. Questa riconversione siamo capaci a farla e non sono in grado di mettere un momento così difficile. Credo che con Cristian Fabrizi ci stiamo concentrando sull'abitato che ho presentato delle grotte sfasciate di Grotti, che è un abitato solare, e faremo questo incontro sabato. Parleremo di un abitato preistorico che ovviamente esiste ancora oggi con i resti di quella che era l'arte rupestre del tempo. E credo che abbiamo avviato sull'Appennino centrale un percorso proprio per capire su un territorio in via di spopolamento ed abbandono cosa possiamo fare con le risorse naturali su quel territorio, sapendo che abbiamo le tecnologie avanzate che un tempo non c'erano. E quindi può darsi che possiamo elaborare delle idee oppure possiamo dimostrare che alcune cose si possono fare meglio e magari anche in modo semplice. Non lo sappiamo, lo dobbiamo vedere. È tutto da studiare. Comunque grazie per le domande, perché aiutano un pochettino a riflettere quanto lavoro abbiamo da fare. Io quello che invito qualcheduno a guardare al GIS e chiamarci e vedere di poter collaborare con noi, perché noi abbiamo bisogno di tantissime competenze di tutti i tipi, di fisici, matematici, ingegneri, architetti, storici, comunicatori, persone esperte della rete, perché dobbiamo costruire quello che noi vogliamo fare. Siccome il GIS è un ente del terzo settore, prossimamente dovrebbe diventare un ente iscritto al registro unico nazionale terzo settore, e come tale può aprire delle sedi operative in tutta Italia. Io oggi vi ho fatto vedere la sede operativa di Brescia, noi ne abbiamo anche una qui a Roma di sede operativa, dove facciamo soprattutto mostre e conferenze, però la pandemia ci ha impedito anche di fare queste piccole cose. Però pensiamo di avere una sede operativa a Roma legata all'importanza che Roma ha per le grandi architetture solari del passato, che possono essere un elemento culturale nella progettazione del solare del futuro. Allora, c'è Gabriele che ci sottopone un'idea interessante, nel senso che abbiamo da una parte il bianco e il nero, no? Cioè energia solare e basta, o l'energia delle tenebre. Ovviamente passare da una cosa all'altra così è impossibile da un giorno all'altro. Allora lui cerca di mediare e dice: convertire tutti i trasporti all'elettrico, seppur alimentati da centrali a combustibili fossili, non migliorerebbe comunque l'efficienza totale del parco trasporti grazie alla maggiore efficienza delle centrali rispetto ai singoli motori termici dei veicoli? Beh, questo così ad occhio io posso rispondere di sì, però bisogna poi vedere quanti veicoli elettrici mettiamo in circolazione, perché li devi costruire, comunque devono funzionare, bisogna costruire tutte le... non me la sento di rispondere a Gabriele. Comunque lui ha ragione quando dice bianco-nero. Il bianco-nero è il fatto che noi ci troviamo in un mondo in cui i combustibili fossili hanno dimostrato che hanno prodotto un certo effetto sulla Terra, sul pianeta. E adesso tutti i leader politici si devono mobilitare per vedere come possiamo arginare questo fenomeno. E come dicevo prima, c'è qualcuno che sta studiando ancora e che ci spiega che il cambio climatico già si è innescato e quindi può andare avanti. Quindi questo è un po'. Una domanda invece che mi ero segnata prima, poi me la son persa, di Mario Macaro, spero di aver messo l'accento corretto, che dice: vedo un'aurora boreale sullo sfondo, si è mai pensato di usare questo tipo di fenomeni per ricavare energia? Beh, non credo che un'aurora boreale se ne possa estrarre molto. Credo che quando noi vediamo la luce del sole che cade su un palazzo a Roma, lì c'è parecchia energia che cade sul palazzo. C'è un architetto americano che da 20 anni prospetta di fare delle città in cui ci sono degli impianti solari a concentrazione per produrre il calore alle alte temperature,
E quindi la città del futuro deve essere completamente ridisegnata, ma noi dobbiamo pensare non tanto forse alle città già costruite, ma dobbiamo pensare di illuminare quelle popolazioni che al momento vivono magari in piccole città, nei paesi in via di sviluppo, e che non vadano a creare altre città da 20-30 milioni, con grandi grattacieli, che per farle funzionare con le città ovviamente è più complicato. Quindi immaginare delle città nuove, immaginare delle nuove tecnologie. Ora, qui io oggi proprio non ho accennato a queste tecnologie, perché richiede un po' più di tempo, però credo che questo argomento dell'energia delle tenebre, dell'energia della luce, è un argomento che dovrebbe portare a capire a che punto sono le energie della luce, perché nessuno le studia. Questo io credo che sia così. Chi è che si occupa di quello che si può fare con la luce del sole, per esempio le celle fotovoltaiche a spettro solare totale, che avrebbero efficienza superiore al 50%, che vuol dire che i pannelli solari avrebbero dimensioni più piccole. E poi oggi, se voi andate a vedere a Matera in questo momento, il solare di Matera, se voi provate a mettere Matera solare, vi comparirà la pubblicità delle società che vogliono installare il solare fotovoltaico sui campi agricoli. È questo quello che dobbiamo fare. Queste sono le domande. Bisogna, ecco, capire perché non rinnoviamo le architetture, facciamo delle case ad altissima efficienza. Le case ad altissima efficienza potrebbero funzionare solo con l'energia solare al 90%, 90%. Sarebbe una grande azione, specialmente in un paese come l'Italia, sismico, che ha molti abitati che non sono sicuri. È un argomento difficilissimo, non è che vogliamo adesso fare tutto, però in questo momento, per esempio, c'è il sisma bonus che cerca di sanare questa mancanza di attenzione a questi problemi, per esempio della sismicità su alcune infrastrutture e su alcuni abitati. Il lavoro è gigantesco, soltanto a pensarci è gigantesco, bisogna vedere se ci siano degli elementi pronti per poter fare molto. Io personalmente al momento posso dedicare del tempo a cercare di divulgare le vite dei pionieri dell'energia solare, fare conoscere, perché per esempio un grande matematico come Giovanni Francia mi ha conosciuto. Io vorrei provare a fare la domanda all'audience, vedere quante mani si alzano, che conoscono Giovanni Francia, che lo conoscono nel senso che l'hanno studiato. Io vedo il professor Schirone, però al microfono chiuso. Sì, io faccio un'altra domanda e poi gli cedo la parola. Una domanda di Giovanni Antonini, che dice che anche se ha perso la parte iniziale dell'incontro per un problema di connessione, quindi si scusa a priori se magari è stata detta questa cosa, dice: mi piacerebbe sapere cosa pensa il dottor Silvi sul tema della fusione nucleare. Non mi sono trovato d'accordo su una sua frase in cui demonizzava l'energia della fissione, ma per il resto fa sempre piacere sentire un pensiero diverso dal proprio. Devo essere molto franco, tutti quelli che mi ascoltano, questa cosa forse già la sanno. Io ho lasciato volutamente il nucleare da fissione perché mi rendevo conto, perché mi occupavo della produzione delle centrali nucleari da eventi esterni, tipo cadute d'aereo, esplosioni, cose di questo tipo, che noi stavamo creando un mondo dove alcune soluzioni che sembravano bellissime poi alla fine creavano più problemi. E questo credo sia un'esperienza che in Italia la stiamo facendo, perché ancora dobbiamo risolvere il problema dello smantellamento delle centrali nucleari che abbiamo costruito e poi sistemare i rifiuti radioattivi che produrremo nel momento che concluderemo il ciclo di queste centrali nucleari. E per quanto riguarda la fusione, io sono amante della fusione nucleare, ma di quella che sta in cima. Cioè, il Sole è un reattore a fusione nucleare. Siccome noi sappiamo che l'energia che dispensa sulla Terra è piuttosto abbondante, io credo che noi dobbiamo puntare alle conoscenze della scienza della luce e vedere come possiamo riuscire a costruire sulla Terra abitati e modi di vivere
tali che usiamo solo l'energia del reattore a fusione che è il Sole. In merito al reattore a fusione, io credo che sia una grande ricerca, un grande tentativo che l'uomo sta facendo, e poi ne sono coinvolto perché partecipo all'Accademia di Scienze e Arti di Salisburgo, dove il responsabile del gruppo dei tecnici è proprio colui che si occupa di ITER, sulla fusione nucleare. E io l'ho scritto anche queste cose, cioè quello che sto dicendo, l'ho anche scritto, cioè sono convinto che noi dobbiamo capire questo tema del calore artificiale come temperatura. Probabilmente potremmo fare un certo numero di reattori nucleari a fusione, ma forse non potremmo fare più di tanti. Ecco, è un discorso che non mi sento di commentare oltre quello che ho detto. Per il momento lavoro per quello a fusione che sta succedendo. 2 miliardi di anni funziona, non ci sono problemi che ti devi preoccupare. Insomma, poi, però, per esempio, quando sento che il cambio climatico sta diminuendo lo spessore della troposfera, la troposfera è uno strato alto sopra l'atmosfera, che succederà se questo dice che tra il 2100 si potrebbe essere ridotto di 1 chilometro e 300 metri? Che succederà se questa troposfera si riduce? Le piante cresceranno nello stesso modo, i raggi solari saranno, come si dice, quelli negativi, perché noi sappiamo che l'energia solare ci darà il calore, ma ci dà anche cose che lo sappiamo, che la città di elettrico. Quindi l'argomento è di una complessità tale che io credo il fatto di aver fatto questo webinario significa aver messo l'attenzione sul sole, la parola sole. Quello che abbiamo visto nelle immagini che ho mostrato. Io ti ringrazio, Tatiana, per le domande. Io mi metto una da parte e cedo la parola al professor Schirone, che poverino aspetta da mezz'ora di poter intervenire. Allora, posso? Certo. No, vabbè. Allora, innanzitutto mi devo scusare con Cesare, perché sono arrivato in ritardo, ma non è dipeso naturalmente da me. Purtroppo, tornando a casa, ho trovato un bruttissimo incidente per la strada, la polizia aveva bloccato tutto quanto e sicché ho dovuto lasciare la macchina, fare un tratto a piedi e così via, insomma, e purtroppo sono cose che succedono. E sicché ho perduto un po' la parte iniziale della conferenza, peraltro anche questa parte devo dire l'audio non è molto buono, io sono piuttosto debole di udito adesso e quindi mi sono sfuggiti diversi pezzetti almeno. Però la cosa importante che mi viene da dire a conclusione, o perlomeno dopo tutti quanti gli interventi che ci sono stati a commento della relazione dell'ingegner Silvi, e che anche per ricollegare questa conferenza a quello che è diciamo così il criterio in base al quale abbiamo creato questo ciclo di seminari, ovvero praticamente aprire un po' l'orizzonte a quelli che possono essere o devono essere gli interventi in ambiente montano, no? E tutto quanto legato al nostro corso di laurea in scienze della montagna. Allora, dicevo, anche per ricollegarlo, vorrei sottolineare la necessità, secondo il mio personale punto di vista, di scomporre il problema dell'energia. Scomporlo in che senso? Dell'approvvigionamento, no? Energetico, indipendentemente adesso dalle fonti fossili o le fonti solari. Scomporlo dividendo da una parte la necessità di alimentare da un punto di vista energetico le città, i grandi centri, eccetera, e dall'altro fare riferimento invece ai piccoli centri. Peraltro lo stesso Cesare parlava di piccoli paesi dell'Appennino. Perché se parliamo dei piccoli centri, al di là del problema dello spopolamento, sì, c'è in atto uno spopolamento, forse c'è anche una tendenza contraria, fatto sta che alcuni centri sicuramente rimarranno. Allora forse potrebbe essere interessante cominciare a sperimentare
l'autosufficienza energetica basata sul solare, diretto o indiretto, proprio in questi piccoli centri, che peraltro era un po' la logica che c'è una volta, no? E bene o male, ecco, lui ha parlato, Cesare, fino all'Ottocento, l'età dell'energia solare, della luce, come l'ha definita, poi è cominciata l'età delle tenebre, ma fino, io vi devo dire, insomma, penso un po' al paese di mia madre, un piccolo paese di montagna, e fino all'inizio del Novecento c'era l'autosufficienza energetica. Io penso che questo si possa fare, dico ancora, e poi naturalmente mi piacerebbe sentire il commento di Cesare, dico ancora che ho avuto la possibilità di vedere direttamente un qualcosa di questo tipo. Ne parlavo qualche giorno fa a lezione con gli studenti del secondo livello di restauro. Mi è capitato 2 anni fa, anzi ormai sono quasi 3 anni, 2 anni fa, di andare ad Abu Dhabi. Vicino ad Abu Dhabi c'è una città satellite che si chiama Masdar City, progettata da un famoso architetto inglese, Foster, dove stanno cercando l'autosufficienza energetica. Ora lì il problema, ad esempio, non è il riscaldamento, è esattamente l'opposto, è il raffreddamento. Ebbene, sono riusciti, lavorando non soltanto sull'isolamento delle case, no? La coibentazione, ma proprio sulla geometria degli edifici, sulla distanza tra un edificio e l'altro, utilizzando bacini d'acqua che determinano l'evaporazione, provocando correnti d'aria e così via, ad abbassare la temperatura di quasi 20 gradi. Fuori praticamente c'è una temperatura di 45-50 gradi, tu entri in questo piccolo villaggio, è grande poco più di un piccolo quartiere di una città, non lo so quanto sarà grande, ma comunque tu entri e cambia la temperatura, sei al fresco, ci crescono le piante, proprio perché sono riusciti, lavorando non su tecnologie particolari, ma su queste tecnologie che tutto sommato sono semplici ma intelligentissime. Ci vuole uno sforzo indubbiamente notevole a livello progettuale, però con pannelli solari, sistemi di ombreggiamento di qua di là, hanno reso vivibile un ambiente che altrimenti sarebbe insopportabile, cioè renderebbe la vita insopportabile per l'uomo, no? Per le strade di Abu Dhabi di giorno non circola nessuno, perché non si può circolare. E invece lì c'era la gente che circolava, insomma, si muoveva tranquillamente. Quindi in piccoli centri io penso che questo si possa fare. Si tratta di vedere tecnologia per tecnologia, eolico, fotovoltaico, insomma, e altro, vedere esattamente quali sono gli svantaggi, gli inconvenienti, eccetera, e probabilmente su piccola scala si possono eliminare, su grande scala diventano difficili da ridurre, no? Gli aspetti negativi, ma su piccola scala forse si può. Ecco, questo è un po' il mio discorso, quindi l'invito è cercare già da ora, non aspettiamo, sì, c'è da fare il grande lavoro culturale che dice Cesare, ma ci mancherebbe, però si potrebbe cominciare una piccola, come posso dire, se non sperimentazione reale, almeno uno sforzo intellettuale per vedere come si potrebbe risolvere il problema nei piccoli centri, portandoli all'autosufficienza energetica o quasi. Ecco, questo Cesare, insomma, mi sentivo di dire a commento della tua relazione. Sono contento che tu abbia sollevato questo problema, perché il fatto di andare a guardare l'età solare empirica ed evidenziarne alcuni caratteri solari, per esempio con le architetture di alcuni piccoli villaggi, molti villaggi che si trovano sul nostro Appennino centrale sono esposti secondo una logica solare, come lo ha anche il sito preistorico di Grotte, vicino a Grotti, dove i preistorici si sono installati dentro delle caverne che prendevano il sole tutta la giornata d'inverno quando il sole girava a basso. E sull'Appennino noi dobbiamo partire da questo riconoscimento che quello è un capitale che si è tramandato nel tempo, perché quei piccoli villaggi hanno sopravvissuto proprio perché erano stati ubicati e costruiti in maniera tale da prendere alcuni benefici dall'energia solare, ma anche da come erano organizzati per il vivere quotidiano, come coltivare i campi, raccogliere i cibi e così via. Ora, sull'Appennino
noi stiamo valutando la possibilità di fare un impianto pilota in un piccolo villaggio per fare la legnaia, io la chiamo la legnaia moderna, che non è altro che produrre idrogeno con il quale alimentare poi l'impianto per l'edificio e alimentare anche il veicolo elettrico che può muoversi. È un impianto pilota fatto proprio pensando all'autonomia energetica di questi villaggi da qui a 10 anni, perché è una cosa da studiare, da vedere, e bisogna vedere poi se la gente è disponibile a muovere la propria vita dai grandi centri urbani. Però sul piano mondiale si stanno muovendo anche alcune multinazionali, ma anche la nostra SNAM è molto determinata a sviluppare la produzione di idrogeno per poi rendere disponibile questo gas per gli usi che possono servire per gli impianti, perché con la legna d'alberi si fa il fuoco, ma con l'idrogeno uno può, quando c'è la combustibile, produrre l'elettricità e quindi vivere in un mondo moderno. Ora, la SNAM ha una politica su queste cose. Io non le conosco bene, ho visto alcuni piani di cui hanno parlato a livello nazionale per fare queste scelte, poi so che i multinazionali che hanno dei programmi giganteschi che muoverebbero trilioni di dollari, non miliardi di dollari. Questa idea di fare queste scelte su base di nuove tecnologie è un qualcosa che io credo ci debba trovare preparati anche per valutare in che modo certe scelte fatte con la tecnologia possono essere integrate con altre scelte che sono legate a qualcosa che noi pensiamo possa essere utile per dei cambiamenti, che non diventiamo consumatori in abbondanza dell'energia solare. L'energia solare ce n'è tanta, non possiamo ricoprire la terra né di pannelli né di impianti solari e trasportare l'idrogeno da un punto all'altro. E perché questo lo si potrebbe fare anche nel caso delle città. C'è molto studio da fare. Ecco, io può darsi non sono informato, ma può darsi che ci sia qualche studio di architetti o di ingegneri che stanno lavorando su queste cose. Quindi credo che anche con questo seminario noi apriamo al discorso dei pionieri, perché Giovanni Francia, lui fece un progetto di una città solare insieme con un certo Touché, che era un francese che però aveva lavorato in Algeria, e loro avevano, i francesi, studiato una città che ovviamente in Algeria il problema non è il fatto di catturare il sole, ma è di fare in modo che il sole non ti metta in condizione di non vivere perché fa troppo caldo. Quindi c'è una cultura nei paesi caldi che è diversa da quella nostra di come vedere, guardare al sole, e noi ovviamente pensando all'Appennino dobbiamo vedere quello che può servire all'Appennino. Certamente, insomma, però ecco, io questo vorrei proporre anche come corso di laurea l'approfondimento di questo tema. La persona che dovrebbe venire a fare l'impianto pilota, no? È un signore che questo impianto pilota ne sta già facendo uno e lo metterà in mostra in una fiera nell'Illinois, negli Stati Uniti. È già a manovra l'idrogeno. L'idrogeno potrebbe essere un combustibile che sull'Appennino può risolvere anche alcuni problemi di trasporto e potrebbe diventare una novità, perché guardando alle ferrovie che non sono state costruite, per esempio quella che va da Ascoli Piceno ad Antrodotto, ingegnere nato ad Acqua Santa Terme, cioè un piccolo comune delle Marche, lui nel 1903 fece uno studio e disse: dobbiamo applicare l'energia elettrica al funzionamento della ferrovia. E 120 anni dopo io dico: ma forse a quella ferrovia si potrebbe applicare il concetto di utilizzare l'idrogeno, perché lui a quel tempo pensava all'energia elettrica prodotta con le cadute d'acqua del fiume Tronto e del fiume Verino. E noi oggi che abbiamo imparato a immagazzinare l'energia solare sotto forma di idrogeno, io dico l'abbiamo imparato, lo sappiamo fare, ora bisogna vedere i costi, bisogna vedere che cosa significa, ma se dobbiamo fare una svolta verso un futuro diverso,
probabilmente con le cadute d'acqua del fiume Tolto e del Verino noi potremmo alimentare in modo moderno un qualcosa che si muove. No, ma anch'io sono convinto che l'idrogeno possa essere la strada, ma io immagino, pensa un po' come sarebbe bello se i paesi di montagna fossero autosufficienti, semplicemente pensando all'aspetto paesaggistico, liberare le montagne di tutti quanti tralicci, cavi, elettrodotti, eccetera, sarebbe veramente... Bartolomeo, ti devo mandare un video di Daniel Nocera. Daniel Nocera, dal nome che tu senti, è un italiano di origine, cioè di origine italiana, e lui nel 2011 ha inventato la foglia artificiale, che ha fatto molto. E lui faceva delle conferenze in cui lui diceva che sarebbe arrivato all'energia personalizzata perché questa foglia artificiale avrebbe prodotto l'idrogeno. Era sull'onda della invenzione di Giacomo Chamichan, il quale... Chamichan disse dobbiamo imparare dalle foglie a raccogliere l'energia solare. Adesso ci sono parecchi che ci lavorano su questo fatto dell'idrogeno. Credo che anche in Italia abbiamo un centro di eccellenza a Padova, dove c'è una bravissima ricercatrice che si occupa di produrre l'idrogeno secondo i principi della fotosintesi artificiale. Non tutto è semplice, non tutto è facile, però c'è molta roba che bolle in pentola. Quindi avremo delle cose interessanti. Forse dovremmo fare appunto dei distretti di comunità energetiche che sono autonome e quindi creano proprio un legame col sole e con la loro autonomia energetica. Non lo so se nasceranno, è un momento assolutamente interessante per poter progettare queste cose. Credo che avremo occasione di riparlarne. Adesso assolutamente. Io mi occupo dei manufatti dell'età solare empirica perché servono a far scoprire il territorio in questa ottica della risorsa naturale, perché la gente si è dimenticata delle risorse naturali. Lo so. La gente non guarda né al sole né guarda all'acqua, così è troppo di... non perché è distante, ma perché è diventato tutto quasi astratto il mondo naturale. E poi c'è uno spreco enorme di energia, e anche questo bisogna considerare. Noi buttiamo quantitativi di energia spaventosi nel nulla. Pensate a quanta energia ci vuole per far funzionare il Bitcoin, la criptovalute o anche i videogiochi cretini, eccetera. Di questo l'abbiamo parlato durante anche la conferenza. All'inizio non c'ero io. Dobbiamo renderci conto che ogni volta che noi accendiamo, mandiamo un messaggio, abbiamo la posta elettronica, consumiamo energia, siamo tantissimi, quanta energia elettrica dobbiamo produrre? E quindi due parole che io avevo detto a Tatiana, dico noi dobbiamo pensare all'età solare empirica che ci insegnava la parsimonia e la sobrietà, ma non è una sobrietà che porta alla rinuncia, ci sono delle tante altre cose belle che comunque di cui si può godere, non deve essere, non abbiamo uno stile francescano, insomma, anche perché non viviamo nel pericolo continuo, insomma, di pandemia o altre cose. Bene. Scusate una domanda, ma questa registrazione possono vedere altre persone? Sarà caricata su YouTube e resa pubblica nel momento in cui ci metteranno un attimo le mani gli esperti. Canale YouTube dell'università. Sì, sì, ho capito che non è l'università, sì. Però una volta che so l'indirizzo di YouTube io la posso segnalare a qualche Sì, sì, può essere girata a tutti. Sì, sì, va bene. No, io mi fa piacere di questo invito e di questo fatto di aver concluso questa prima iniziativa. Questa è la prima conferenza che noi facciamo dal 2016. Facemmo una conferenza a Brescia, era Energia dalla luce del sole,
era il 28 di ottobre del 2016, il 30 ottobre fu un terremoto, non so se ti ricordate questo fatto. E io da allora, diciamo, poi si sono scombinate le cose, adesso il gruppo sta riprendendo pian piano energia, stanno arrivando dei giovani e io spero che ne arrivino ancora di più, però non abbiamo fatto ancora nessuna campagna. Io credo che tutti, se leggono qual è il motivo nostro, che l'archivio di Piano Nazionale sulle storie delle energie solari dovrebbe sorgere in tutta Italia e essere interconnesso. Ci può essere una storia solare in luoghi che io non conosco e che magari qualcuno si premura di riportarla alla luce. Va bene. Io mi permetto un attimo di prendere la parola per riportare due commenti che sono arrivati nel mentre. C'è un commento di Giuseppe Virzì che ci riporta un attimo alla politica. Dice: la strada sarà molto lunga per far capire ai politici capitalisti quello che dovremmo attuare in tutto il mondo, tenendo anche conto di quello che importiamo dall'estero. E questo è il primo commento. Il secondo invece è di Gabriele del Bianco e Nero, che dice: ciò che dice è vero, ma il problema è che con la tecnologia migliore a nostra disposizione arriviamo al 14% di efficienza con i pannelli fotovoltaici. Questo implica un utilizzo enorme di superficie per riuscire a coprire i consumi umani. Inoltre è una fonte troppo aleatoria per utilizzarla in maniera principale. Penso che è un commento che sposo completamente. Il punto è che ci sono altre tecnologie emergenti che, per esempio, io non conoscevo fino a 3 anni fa. Tecnologie che possono riuscire a produrre il kilowattora a un costo più basso di quello del fotovoltaico. Non sappiamo. È un mondo in evoluzione dove capitano molte cose e di questo delle tecnologie nuove non ne abbiamo parlato e forse serve ancora un po' di preparazione per capire questo discorso delle energie. Anche questo discorso del cambio climatico, potremmo invitare anche qualcuno che ne sa più di me, ma il punto è che il futuro deve mirare a cambiare anche la cultura del vivere, insomma, non è che possiamo correre dietro appunto questi continui traffici telematici, informatici o quello che sia, pensando di avere un'abbondanza elettrica che non costa, costerà, cioè per poter produrre energia elettrica. Energia elettrica è la forma della modernità, ecco perché ho distinto tra l'età solare empirica e l'età solare moderna. L'età solare moderna si basa ormai sul fatto che dobbiamo produrre l'elettricità. Ce la faremo solo con l'energia solare? Non è detto, dipende se investiremo per utilizzare meglio, fare le centrali fotovoltaiche più ad alta efficienza, ma anche forse utilizzare altri metodi per poter avere il comfort che chiediamo. È un discorso che non sento che lo potevo continuare qui. A Virzì rispondo questo, che Greta non se l'aspettava nessuno che venisse Greta a dire agli adulti: ma che state facendo? Datevi una mossa, state dormendo. E io credo che ci saranno dei ragazzini che si sveglieranno dopo la pandemia e diranno: basta, ci siamo scusati, adesso vogliamo comandare noi. Ce lo auguriamo, insomma, la fiducia nelle generazioni future penso che sia. Anche se le generazioni esistenti non è che hanno grandi possibilità di modificare molte cose, però quello che dicevi sì è giusto. I grandi capitali, io sento parlare di trilioni di dollari che vengono investiti per fare, per risolvere e così via. Cioè, bisogna vedere come l'ha fatto. Però ci sono altre persone che dicono: cerchiamo di mettere il meglio del passato con il meglio del presente. E per quanto riguarda l'Italia, che è un paese che ha avuto delle città solari, erano progettate per essere delle città solari, perché c'era l'architettura civica, oltre ad esserci l'architettura solare, e quindi andrebbe risvegliato e visto come questo patrimonio che sta nelle città e come potrebbe essere valorizzato e reso fruibile col comfort che, diciamo, ci aspettiamo per una società moderna. Va bene, io domande non ne vedo ulteriori. Se il professor Schirone non ha altre domande, siamo arrivati alle ore 19, quindi insomma abbiamo
occupato anche una mezz'ora in più del previsto, che è bello perché dimostra che nello spazio che abbiamo dato libero al pubblico sono arrivate una carovana di domande, e quindi ovviamente ci fa piacere aver suscitato un interesse collettivo. No, io di domande ne avrei da fare mille, come sicuramente ne avrebbero da fare mille altri presenti, però ci conviene ovviamente aggiornarci ad un'altra occasione, visto che siamo arrivati alle 7, come tu dici. E sono contentissimo comunque che questo discorso sia stato introdotto dall'ingegner Silvi in maniera così sapiente, ovvero facendo riferimento proprio alla storia. Perché è anche importante questo, in tutti i campi. Noi qualche giorno fa abbiamo fatto un seminario su Teofrasto per parlare di botanica. Cioè, oggi vedere i problemi soltanto in chiave attualistica, come se praticamente il problema fosse nato ieri e nessuno l'avesse mai considerato prima e nessuno avesse mai pensato a delle soluzioni al problema stesso, si sta rivelando, purtroppo molti lo fanno, forse la maggior parte delle persone, si sta rivelando una strada, diciamo, sbagliata e un percorso, perdente, diciamo, perché impone molta più fatica che eventualmente recuperare una soluzione già esistente, si tratterebbe soltanto magari di aggiornarla. Quindi mi fa veramente piacere il fatto che lui abbia considerato il problema da un punto di vista storico e abbia anche elencato alcuni, se non tutti, gli autori che si sono occupati di questo problema. Addirittura ha fatto vedere tantissimi libri che esistono sull'argomento. E quanti di noi erano a conoscenza? Io pure, diciamo, sono un docente universitario, non sono specializzato nel settore, però ogni giorno mi passa sotto il naso un'infinità di bibliografia, quindi sto attento ai titoli, anche se non sono inerenti alle mie discipline. E di quei titoli ne conoscevo 3-4 appena, in particolare. Riferimento che vi ha fatto Giorgio Nebbia, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere personalmente, perché peraltro insegnava all'Università di Bari quando c'ero io, insomma, per un breve periodo siamo stati insieme nel WWF Puglia, una persona di altissimo spessore. Peraltro lui, se non ricordo male, era un chimico, Giorgio. Aveva studiato con Giacomo nell'istituto di Giacomo Chamis. Sì, era merceologo come attività didattica, era docente di merceologia, però la formazione era quella. Stava, sì, lavorava presso, insegnava presso la facoltà di economia, ma non era un economista, insomma, era un tecnico. Sì, una persona di altissimo livello, uno dei primi, forse tra i primissimi in Italia che abbia compreso il problema. La natura del problema ecologico, questo è il fatto. Lui diventò un ecologista proprio perché affrontò i problemi in chiave analitica, direi termodinamica. Insomma, una persona di rara, come se ne trovano poche, insomma, via. Una persona di grande spessore che ha avuto, appunto, ripeto, l'onore di conoscere. E quindi, tornando, forse Cesare, dovremmo recuperare qualche testo, qualche volume, qualche scritto di Giorgio Nebbia per divulgarlo tra i nostri studenti. Tu dovresti averne tanti, no? Ce l'ha il Museo dell'Industria del Lavoro di Brescia e la Fondazione Micheletti, dove c'è una sede operativa del GISES. Come ho spiegato prima, noi abbiamo due sedi operative, una a Roma e una a Brescia, e vogliamo far crescere queste sedi operative in tutta Italia con questo progetto di un archivio del Museo Nazionale sulla storia dell'industria. E Brescia naturalmente è un punto di riferimento dove Giorgio è sempre presente anche con i suoi archivi, perché sono conservati a Brescia gli archivi di Giorgio. In più c'è la rivista Altro Novecento, che lui ha fondato con il direttore della Fondazione Micheletti del Musil, che è il dottor Pierpaolo Poggio. E questa rivista Altro Novecento ha avuto un momento di stasi a seguito della morte di Giorgio, però adesso ha ripreso l'attività e c'è un gruppo di persone su a Brescia, c'è anche un professore, c'è
che lavora all'Università della Calabria, che è il professor Luigi Cioni, il quale... Bravo. E quindi è anche un collegamento del GISS con questa rivista per trattare appunto i temi che Giorgio, diciamo, trattava spesso sulla rivista. Chiaramente Giorgio aveva una capacità, trattava qualunque argomento e quello portava con approfondimenti. E stiamo cercando di far crescere questa eredità e farla conoscere. E quindi, insomma, ecco, chiudo proprio ringraziando Cesare Silvi per l'approccio che ha dato a tutta quanta la tematica e poi con l'impegno a rivederci quanto prima per approfondire, no? L'argomento sui singoli. Prego. Assolutamente pronto. Io poi mi farebbe piacere con te fare quell'incontro sulle fabbriche per la lavorazione del legno sull'Appennino centrale. Ne abbiamo anche di queste fabbriche, poi andiamo a esaminare come è andata la storia e così via. Certo, assolutamente sì. Va bene. Va bene, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti i presenti e vi accenniamo così al seminario della prossima settimana, che invece, diciamo, si ricollegherà anche in un certo senso, perché parleremo di ghiacciai, di surriscaldamento globale, che è in programma per il 3 giugno e ve lo presenteremo nei prossimi giorni, come sempre, sui social e sui media, in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca e il Museo di Geografia dell'Università di Padova. Quindi faremo un gemellaggio, diciamo, tra Alpi e Appennini. E detto ciò, buona serata a tutti. Grazie ancora al dottor Silvi per la collaborazione e la disponibilità. Grazie a tutti per la parte mia, grazie anche ad Angelo che ha gestito la cosa. Grazie. Ciao a tutti. Buona serata a tutti. Ciao.